E quando accade che si rendono conto, e qui veniamo alla questione politica, quando vi ho detto all'inizio, attenzione, che questa gente è pericolosa, molto pericolosa, perché vi faccio questa domanda, anzi vi propongo un calcolo. Se la Cina continua a crescere al tasso medio anno attuale, cioè 10% del prodotto interno lordo ogni anno, 10%, moltiplicato per 5 vuol dire 50%. Fra 5 anni noi avremo davanti a noi non la Cina di oggi, ma una Cina e mezzo. E già adesso questa Cina, che non è ancora diventata Cina e mezzo, è il primo paese del mondo e determina il futuro. La Cina ha cominciato a consumare come noi. Cominciano a mangiare tanta carne quanto ne mangiamo noi, tutti i giorni, a vestirci come noi, a produrre automobili come noi, a voler andare in automobile come noi, vale. Voi immaginate quanti milioni di tonnellate di cemento ci vogliono per costruire le case per centinaia di milioni di persone che adesso hanno un reddito e ce lo possono permettere. Voi immaginate quanti miliardi di tonnellate di anidride carbonica i cinesi immetteranno nell'atmosfera terrestre. E dove le metteranno le mucche che serviranno per produrre la carne? In Africa lo metteranno, si stanno comprando l'Africa. No, lo dico perché abbiate presente che non fra un secolo, ma fra 5 anni, non ci sarà spazio per l'Occidente e per la Cina su questo pianeta. Molto semplice. Ci sarà il problema di decidere chi ha le risorse e chi non le ha. Sarà chiaro che non ci sono più risorse per tutti. A questo livello di consumo attuale nostro, allora provate per un istante a mettervi nei panni, so che è faticoso, ma dell'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America. Lui dovrebbe, secondo la logica, un giorno riunire, dovrebbe già farlo domani, secondo me dovrebbe già farlo domani, ma dovrebbe, secondo la logica, riunire tutte le televisioni americane a reti unificate e dovrebbe dire loro, cari concittadini, il vostro tenore di vita, il nostro tenore di vita non è più sostenibile, dovete cominciare ad attrezzarvi, ad adattarvi all'idea di diminuire i vostri consumi. Bene, se facessero una cosa del genere lo farebbero fuori il giorno dopo. Non lo farà, ma può fare un'altra cosa, e questo mi preoccupa non poco, perché essendo l'America il paese più indebitato del mondo, ed essendo l'impero che sta crollando su sta decadendo sotto i nostri occhi, perché non si può essere un impero essendo allo stesso tempo i più indebitati del mondo, le due cose non stanno insieme, e quindi la tentazione sarà che essendo anche il paese più armato del mondo, usi le armi che ha come penso. Allora, chi è che ci può difendere? Viviamo in un contesto, Italia, Europa, questi partiti che abbiamo nel Parlamento, ormai trasformato in un manipolo di servi pagati al padrone. Cosa pensate? Che questa gente sia in grado di difenderci? Normalmente vi posso dire, la gran parte di quelli che siedono nel Parlamento attuale non hanno la minima idea delle cose che stanno per succedere. Non hanno neanche la cultura elementare per sapere queste cose. Questo ci deve preoccupare molto. Questo manipolo di servi è ignorante. Non pensate che ci possano aiutare, sono pericolosi perché sono ignoranti, nella loro grande maggioranza, sono ignoranti soprattutto quando dicono che si deve cominciare a crescere di nuovo. Alla luce delle cose che vi ho detto, dire che bisogna crescere di nuovo è proprio il colmo dell'imbecillità. Sono proprio quella gente di cui non ci si può fidare, sinistra e destra. Peraltro sinistra e destra dicono tutti la stessa cosa. Senti Bersani quello ti dice crescere. Senti Berlusconi o Tremonti quello ti dicono crescere, uguale, pari pari. E hai sentito dire qualcosa sulle banche, non sulla Banca Mondiale, sulla Banca Italiana? Chi di loro mai ha sollevato il problema di chi è la banca? Non so che ciascuno di voi quanti soldi ha in tasca, ma sappiate che questi soldi non sono vostri, ve li hanno prestati ad alto tasso di interesse. I soldi sono dei privati che sono possessori della Banca Centrale Italiana e della Banca Centrale Europea. Pensavate mica che la Banca Centrale Italiana fosse pubblica, la Banca Centrale Italiana è privata ed è
un insieme di azionisti privati che sono le banche private, Banca Intesa, Capitoluti Credit, eccetera, eccetera, eccetera. Era loro la banca, sono loro che prendono i soldi al governo italiano, ma si fanno pagare gli interessi. E questi sono anche i creatori di moneta fasulla. La crisi del 2008-2009 è appena cominciata per la semplice ragione che la quantità di denaro fittizio che hanno creato è sterminata. Hanno in 8-10 anni creato tanto denaro che equivale a dire 10.000 volte tutto il denaro che era presente nell'anno 2001. 10.000 volte denaro fittizio che era presente nel 2001. Eccola la crisi. Devo parlare della crisi energetica, devo parlare della crisi climatica, adesso mi parla della crisi finanziaria, tutti insieme.